E ben ritrovati a questa nuova puntata di Patrimonio Italiano Solo Show, che ospita gli italiani sparsi per il mondo. Nel nostro studio virtual remote, welcome back da Luigi Liberti da Napoli e Mike J. Pilla da Roma. Ciao Gigi, ben ritrovato in questo meraviglioso e oserei anche dire esagerato studio virtual remoto, nuovissimo di zecca tra l'altro. Questa che è un po' la casa degli italiani all'estero. Ma cos'era questo fumo? Ma il Macchi MB339 PAN! L'aereo in uso alla pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, dal Canada allo studio di Patrimonio Italiano. Esatto, e poi di nuovo in Canada, perché ricordiamo che in questi giorni le frecce tricolori sono impegnate fino alla fine di agosto nel meraviglioso Nord America Tour 2024. E allora Mike, apriamo subito questa ricchissima puntata di Patrimonio Italiano Show proprio con l'Aeronautica Militare, che ringraziamo a nome di tutti gli italiani all'estero per il meraviglioso evento che stanno offrendo in Nord America. E a proposito di italiani all'estero, io direi di andare subito a raccogliere le loro emozioni durante il flyover, il sorvolo delle frecce appunto sui cieli di Vancouver. Ciao a tutti, sono Anna Foschi Ciampolini da Vancouver, Canada, e volevo brevemente dirvi quanta emozione abbiamo provato ieri quando le frecce tricolori sono passate sopra il cielo di Vancouver alla Jack Poole Plaza a Canada Place, uno dei punti più belli di questa città. C'era tanta gente, nuovi italiani arrivati da poco, vecchi, tutti i maggiorenti, tutte le persone importanti della comunità, compreso il console generale d'Italia, è stato veramente un momento, ci ha emozionato perché abbiamo mostrato al pubblico canadese cosa sanno fare i piloti italiani. E prima di concludere, di nuovo ciao a tutti, ma un ringraziamento e un saluto speciale al senatore Loffreda e al colonnello Pietro Paoli, che hanno permesso alla nostra comunità italo-canadese di godere questo momento di vicinanza con l'Italia. Ciao! Carissimo Luigi e Michele, datemi la possibilità di ringraziare il senatore Loffreda e il colonnello Pietro Paoli delle Frecce Tricolori per le grandi emozioni che ci avete dato ieri qui a Vancouver. Le mie personali motivazioni sono tante. Una, ho visto le frecce a grottaglie con i miei parenti e i miei fratelli,
Li ho rivisti con piacere a Vancouver con i miei figli arrivati da poco dall'Italia e li ho rivisti con grande emozione qui a Vancouver con i miei figli e i miei nipoti che sono rimasti entusiasti. E l'altra cosa che avete lasciato tanti canadesi in naso in su nel guardare la nostra grande bella bandiera. Una grande emozione, una grande commozione. Grazie ancora alle frecce tricolori e grazie da parte di un italiano residente all'estero. Ciao. Una puntata ad altissima quota, è proprio il caso di dirlo, Mike. Esatto, Gigi. Io direi di mantenerla questa altitudine perché stiamo per regalare una splendida sorpresa a tutti i nostri amici italiani all'estero. Abbiamo con noi in collegamento il comandante del Nord America Tour 2024 delle Frecce Tricolori, il colonnello Stefano Pietro Paoli dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Benvenuto colonnello e grazie mille per la disponibilità. Grazie a lei, grazie a voi tutti gli ascoltatori e un grande saluto a tutti quanti. Colonnello, dove si trova esattamente in questo momento? In questo momento siamo in Alberta, a Cold Lake, che è una cittadina che si trova a circa 300 km a nord di Edmonton. Cold Lake ospita, diciamo, una delle basi più grandi della Royal Canadian Air Force, l'altra è Bagotville nel Quebec. Sono le due basi dove hanno servizio, prestano servizio e operano i velivoli F-18 della Royal Canadian Air Force. Colonnello, benvenuto a Patrimonio Italiano TV. Dopo 30 anni, il tricolore più grande del mondo abbraccia di nuovo il Canada. Sì, è un'esperienza indimenticabile e importantissima. Per essere preciso, sono esattamente 32 anni, quindi, da cui l'ultima volta in cui siamo stati in America con la pattuglia acrobatica nazionale. Mi preme raccontare com'è nata questa nuova tour. È nata da due grosse richieste. Noi l'anno scorso come aeronautica militare abbiamo festeggiato 100 anni dalla nostra nascita. Il 28 marzo del 1923 è nata l'aeronautica militare. E abbiamo fortemente abbracciato tutti gli italiani con la presenza delle frecce di colori su tutte le singole regioni. E quest'anno, l'anno scorso proprio, il capo di Stato Maggiore della Royal Canadian Air Force, il generale Kenny, ha formalmente mandato una lettera al nostro capo di Stato Maggiore invitando la pattuglia acrobatica a venire in Canada per festeggiare i 100 anni della Royal Canadian Air Force. Quindi c'è questa piccola, io scherzo sempre, dico che siamo un anno più vecchi dell'aeronautica canadese, il tutto ovviamente con l'appoggio del nostro Ministero della Difesa, che ovviamente ha fortemente voluto la nostra partecipazione, e come aeronautica e come Dicastero Difesa, proprio per la vicinanza che abbiamo con il Canada e con i canadesi e ovviamente anche con gli italo-canadesi. Quindi, avendo abbracciato tutti quanti gli italiani con questo tricolore, abbiamo deciso di abbracciare tutti quanti gli italiani nel mondo e quindi in questo caso abbiamo trovato modo per poter dare un nostro vivo segnale di vicinanza non solo agli Stati Uniti e al Canada, che sono nostri paesi alleati e ci legano tanti rapporti di collaborazione, ma soprattutto anche agli italiani presenti da tantissimi anni, da 3 generazioni qui in Canada e negli Stati Uniti. E l'altra richiesta è avvenuta dagli organizzatori civili di manifestazione aerea dell'America, che hanno chiesto la partecipazione della pattuglia, quindi cercando di accontentare sia il Canada che gli Stati Uniti, abbiamo creato questo tour che sta attraversando dalla East Coast alla West Coast e poi torniamo indietro tutto il Nord America, motivo per cui l'abbiamo chiamato North America Tour. Colonnello, lei avrà conosciuto sicuramente moltissimi italiani all'estero. Quanta emozione riscontra nell'assistere a queste esibizioni? Allora, io devo essere sincero ed onesto, ho trovato in ogni posto in cui siamo stati comunque una presenza italiana. So benissimo che nel Canada vivono circa 3 milioni e mezzo di italiani, di cui c'è una forte concentrazione nella città di Toronto, quindi pensavo di trovarli solo esclusivamente a Toronto. Invece ovunque siamo stati, anche a Bagotville,
a Trenton, vicino, diciamo, un'ora di macchina da Ottawa, qui a Cold Lake, a Vancouver sicuramente perché c'è una grossa comunità, e abbiamo, quello che abbiamo provato, visto la nostalgia dell'italianità, cioè l'attaccamento ancora alle tradizioni, ai valori del nostro paese, anche di ragazzi giovani piccolini che sono da tre generazioni qui. Le faccio un piccolo esempio perché è stata una cosa carinissima di una bambina di 9 anni che ho incontrato a Trenton. Lei non parla assolutamente italiano, però segue le tradizioni dalla nonna, dalla bisnonna, dalla nonna e dalla mamma, e a un certo punto in questa discussione gli chiedevo se gli piaceva andare a sciare, e così mi ha detto: io gioco a carte e giochiamo a briscola. Questo era per dire quello che è un piccolo esempio di come le piccole cose che vengono tramandate rimangono nel cuore e vengono tramandate dai nonni, dai bisnonni. Questa è una cosa veramente bella, cosa che viene vista qui perché si sente proprio la nostalgia di essere italiani. Quindi questo è ancora più fortemente voluto da noi perché sentiamo proprio l'affetto e l'attaccamento che hanno tutti gli italo-canadesi nei confronti nostri e nei confronti dell'Italia. Quali sono le prossime tappe del Nord America e quando è che è previsto il ritorno in Italia? Allora, adesso questo weekend siamo qui a Cold Lake e successivamente da lunedì ci spostiamo verso il Michigan, andiamo prima, ci rischieriamo su Milwaukee e facciamo Milwaukee e Chicago insieme, poi ritorniamo vicini al confine canadese lato Rochester, quindi vicino a Toronto, dove faremo anche un sorvolo a Toronto il 1 agosto. Da lì poi scendiamo nell'area di New York, andiamo giù verso, poi dopo New York, ogni città è un weekend più o meno con un relativo sorvolo, e dopodiché andiamo in Virginia, a Norfolk, risaliamo su, io dico saliamo, scendiamo in realtà e facciamo proprio tutto il percorso, e risaliamo su verso Ocean City nel Delaware e poi rientriamo in Canada di nuovo a Bagotville nel Quebec per lasciare definitivamente dopo circa 2 mesi e mezzo, il 29 di agosto, per lasciare il Canada e rientrare in Italia. Colonnello, abbiamo una sorpresa per lei. In studio con noi c'è il senatore canadese, ma di origini italiane, Tony Loffreda, un amico di Patrimonio Italiano TV. Ciao, buongiorno. Sempre un piacere. Sono il primo senatore canadese di origine italiana. Molto fiero delle nostre origini e delle nostre radici, come dicono. Senatore, lei ha assistito allo show delle frecce tricolori in Ontario? Sì, qui a Montreal posso dire che una creatività, un orgoglio nazionale incredibile, straordinaria. Siamo molto molto fieri delle frecce. Tantissime persone che hanno assistito a questo evento, e posso dire che noi qui in Canada siamo 1,6 milioni di canadesi di origine italiana e amiamo le nostre radici non solo con gli occhi ma anche con il cuore, e quando si ama con il cuore non si dice mai arrivederci, è sempre vicino a noi, e le frecce è stato un orgoglio nazionale, è qualcosa di bellissimo, anzi bellissimo, l'ho viste, non posso dire, una fierta incredibile. Senatore, abbiamo qui in studio con noi il colonnello Stefano Pietro Paoli, comandante del Nord America Tour 2024. Sì, un saluto al colonnello Pietro Paoli e un ringraziamento. Vi ringrazio di aver mandato queste frecce, un orgoglio nazionale da noi. E lo so che sono state fondate nel 1961. Ci sono pochissimi paesi che possono dire che hanno le frecce come noi, come voi all'Italia le avete. Allora per noi sono stati tutti rimasti sbalorditi, è stato bellissimo, ha fatto le notizie dappertutto in Canada, viste da tutti, insomma, posso dire che è qualcosa di straordinario. Ringrazio il colonnello Pietro Paoli, ringrazio le frecce, tutti italiani che sono vicino a noi e tutti i canadesi di origine italiana che continuano
amare le nostre tradizioni, tutto quello che è italiano da noi. Allora è bellissimo, è bellissimo. Siamo vicino, vicino, due popoli proprio vicinissimo, l'Italia e il Canada. Sì, io innanzitutto saluto il senatore Loffreda per le bellissime parole che ringrazio, diciamo, a nome anche dell'Aeronautica Militare per quello che ha speso per noi. E per noi sicuramente è un orgoglio e ci sentiamo sempre onorati di ricevere tali apprezzamenti, soprattutto da alte cariche dello Stato. E questo ci rende ancora più orgogliosi e più vicini, ovviamente, a tutti gli italiani che stanno qui. Quindi lo ringrazio sentitamente. E purtroppo dobbiamo interrompere questo magico ed emozionante momento che solo l'orgoglio italiano può regalare, per proseguire poi nel nostro show e soprattutto per non abusare della disponibilità dei nostri ospiti. E colonnello Pietro Paoli, io nel ringraziarla per la disponibilità le chiederei un saluto e un messaggio a tutti gli italiani all'estero. Allora, il mio saluto è: mantenete le vostre tradizioni, mantenete, nonostante tantissimi anni siete lontani, siamo qui ad abbracciarvi a tutti quanti, cercheremo di onorare ogni città, ma con il cuore saremo vicino a tutti quanti voi. Quindi grazie per quello che avete fatto, per il sacrificio che avete fatto quando siete andati via dall'Italia e siete venuti qui. E quindi è un grosso gesto e questo è un segno di ringraziamento per tutto quello che state facendo e che mantenete l'attaccamento alla nostra nazione. Grazie mille. Grazie colonnello. Senatore Loffreda, chiediamo anche a lei un saluto agli italiani sparsi nel mondo. Grazie, il piacere è sempre mio, e a tutti gli italiani nel mondo, ciao, un abbraccio, un forte abbraccio, vi vogliamo bene, dal Canada, ciao, grazie. Grazie mille senatore e grazie mille colonnello, un carissimo saluto da parte di tutti noi. E ovviamente io, a nome nostro, a nome di tutto Patrimonio Italiano TV, colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'Aeronautica Militare, il maggiore Deborah Corby e il Senato canadese per questo meraviglioso momento istituzionale e, Gigi, diciamolo, anche emozionale.